voglio essere breve perché voglio ascoltare la relazione molto interessante che già in parte è stata spiegata, perché in effetti questo è un tema che da tempo, troppo tempo, l'opinione pubblica non affronta, e la colpa è della classe politica, perché la classe politica dovrebbe mettere il carico da 12 su un tema di questa importanza. Su una vicenda vergognosa che è un unicum a livello, credo, internazionale, e che vede ledere tutti i giorni l'immagine del nostro Stato. Negli altri Stati tutte le forze politiche si uniscono quando c'è una lesione dell'immagine dello Stato, perché ci sono dei valori condivisi da tutti, tra i quali c'è quello del patriottismo. In Italia purtroppo questo non avviene. Abbiamo parti politiche, fortunatamente non quelle che io rappresento, che ancora oggi considerano fascista il tema del patriottismo. Credo che questo sia un grande danno che loro ogni giorno portano avanti nella cittadinanza italiana, e credo che questo debba essere la base di riflessione su cui posare quella che vuole essere il mio intervento. Voglio anche dire subito che sono stato criticato: che sei matto, vai ad un convegno a fare il relatore ad un convegno di Casa Pound, pericolosissimi estremisti. Beh, io credo questo, credo che Casa Pound vada ringraziata perché ha organizzato un evento che nessuna forza politica di Grottaferrata ha organizzato, e cioè un evento che parla di Maroni. Voglio anche dire che, pur essendo chiaramente, io faccio parte di Forza Italia, sono il capogruppo di Forza Italia, quindi su alcune cose la pensiamo diversamente, ma quando la si pensa uguale sullo stesso tema, le convergenze tra le parti politiche devono esserci. Preso atto che Casa Pound è un'associazione, quindi non voglio darvi del partito politico, se no vi offendete giustamente, in quanto voi fate un'opera culturale importante sul territorio. Su alcune cose condividiamo, su altre meno, ma è importante discuterne. I Marò, e veniamo al punto, cioè come il comune di Grottaferrata oggi finalmente si sta occupando del tema dei Marò. Innanzitutto voglio dire che per me è un'enorme gioia vedere una platea piena di persone, e anche su questo voglio fare complimenti a Casa Pound, perché spesso i partiti, compreso il mio, non sono in grado di riempire una platea di questo tipo, e questo è anche un altro elemento di riflessione. E voglio anche dire, così mi tolgo tutti quanti i sassolini e le scarpe, che il mio partito a livello nazionale è molto carente di informazione sul discorso dei Marò, e credo che una forza di centrodestra che non faccia suo questo tipo di temi è una forza di centrodestra diciamo monca. È più importante magari, che ne so, vedere foto di incontri importanti alla casa del presidente con Vladimir Luxuria, piuttosto che parlare di due Marò che sono da molto tempo presi in India. Detto ciò, e basta, che se no tra un po' mi cacciano dal partito, quindi non faccio più capogruppo di Forza Italia, quindi evitiamo di andare oltre su questo. Questa, ho già detto, è una vicenda vergognosa ed è fondamentale l'impegno delle istituzioni. Il comune di Grottaferrata durante la scorsa consigliatura ha visto l'allora consigliere comunale d'opposizione Giampiero Fontana, e fortunatamente attuale sindaco, presentare una mozione a 5-6 giorni dalla vicenda, perché ci fu anche proprio un consiglio comunale concomitante, non per la vicenda di Marò, ma diciamo il caso volle che ci fu un consiglio comunale a 5-6 giorni dalla vicenda, e subito presentò questa mozione. Chiaramente la maggioranza di centrosinistra dell'epoca non se la sentì di bocciare la mozione, cosa che sarebbe stata molto più coerente rispetto a quello che hanno poi fatto, ma hanno obbligato, tra virgolette, Giampiero a modificare in parte quello che era il dettato della mozione, che invece di essere una solidarietà che il comune di Grottaferrata esprimeva ai Marò, mettendo lo striscione e facendo tutta un'altra serie di cose che poi vi dirò, era diventata: allora il comune di Grottaferrata esprime solidarietà ai due pescatori, come prima cosa, poi i Marò, e poi ovviamente lo striscione non si mette perché non ci sono soldi per metterlo. Quindi questa era diventata la mozione che fu approvata nel 2012 con delibera numero 9, ovviamente non per colpa di Fontana, che giustamente, pur di approvare almeno una parte della mozione, ha ceduto a queste richieste di emendamento.
siamo diventati governo a Grottaferrata e quindi mi sono sentito, anche su sollecitazione di tutta la maggioranza di centrodestra, di ripresentare subito la mozione. Chiaramente è una mozione che tu presenti a 2 anni dall'accaduto, e quindi è una mozione che deve contenere dei contenuti ancora più forti, perché se era importante dare solidarietà ai Marò all'indomani, a 5 giorni, a 1 settimana dall'evento, figuriamoci oggi che sono passati 2 anni e mezzo. E quindi sostanzialmente la mozione cosa fa? Conferma il sentimento di solidarietà. La mozione, ecco, ovviamente questo non sto dando per scontato, però è importante dirlo, la mozione è stata approvata il 9 ottobre del 2014, quindi recentemente. Purtroppo non è stata approvata all'unanimità, anche quello fatemelo dire, c'è stata una forza politica, la città al governo, portata avanti dalla consigliera Rita Consoli, che ha deciso di astenersi dicendo che questa era una mozione ideologica, come se il patriottismo sia ideologico. Inoltre ha detto: emendiamola. Io credo che il patriottismo non sia emendabile, e quindi ho deciso di non accettare emendamenti e di far approvare la mozione così come era stata presentata. Di qui la mozione cosa dice? Vi voglio leggere dei passaggi perché credo siano importanti. Conferma il comune di Grottaferrata, conferma l'espressione del sentimento di concreta solidarietà nei confronti dei 2 Marò, delle loro famiglie e di tutti gli italiani che con tale atto perpetrato dallo Stato indiano del Kerala hanno visto inaccettabilmente ledere la propria dignità, immagine ed onorabilità. Ribadisce l'adesione alla campagna di sensibilizzazione pubblica, a cui hanno aderito anche altre istituzioni, tramite l'affissione di uno striscione sulla sede comunale. Voglio dirvi che lo striscione è stato affisso il 22, quindi 4 giorni fa, con mio grande piacere sono andato io personalmente insieme ad altri consiglieri ad affiggerlo. Quindi attualmente sulla facciata del comune di Grottaferrata c'è uno striscione recante le immagini dei 2 Marò, il tricolore nazionale e la frase "riportiamoli a casa". Dopodiché, inoltre a dire siamo solidali, esprimiamo solidarietà e soprattutto mettiamo lo striscione, dice 3 cose che possono essere di spunto. Passati 2 anni e mezzo, io credo che la diplomazia sia stata esperita. Se vogliamo andare avanti con la diplomazia, li facciamo diventare vecchi questi. Cioè, attenzione. Allora ci sono degli strumenti che può usare la politica, che nessuno però cita, e forse c'è una incapacità di una politica internazionale del nostro paese che è ormai sotto gli occhi di tutti. E quindi il comune di Grottaferrata suggerisce al governo nazionale di porre in essere le seguenti 3 iniziative qualora la soluzione non si risolvesse in tempo rapido. Numero 1, porre il veto sull'accordo di libero scambio Unione Europea-India. Quel accordo di libero scambio può essere solo dall'Italia bloccato perché abbiamo un diritto di veto. Che aspettiamo? Numero 2, ritirare la partecipazione italiana alle missioni antipirateria. Questo mi pare che è già stato fatto da un atto del governo, perché ci rendiamo conto che i Marò non stavano lì a difendere l'Italia, stavano lì a difendere la comunità internazionale, il che è ancora più grave, nel senso che se fossero stati lì per difendere l'Italia, comunque la comunità internazionale doveva intervenire. Figuriamoci quanto è grave l'assenza in questo momento della comunità internazionale e dell'Unione Europea, nel momento in cui loro erano lì per difendere la comunità internazionale dalla pirateria. 3, impedire la partecipazione dell'India all'Expo 2015. Queste sono 3 azioni che, se il governo vuole fare, domani può decidere di farle. Allora, o noi capiamo che il governo vuole fare un'azione seria per riportare a casa i Marò, oppure continuiamo con le chiacchiere, però io temo che questo non porterà dei risultati importanti. Detto ciò, l'assenza dell'UE, che porta l'Italia ad avere sulle sue spalle delle responsabilità importanti, quale quella dell'accogliere gli immigrati clandestini, che sicuramente è uno dei compiti di un paese che fa parte della Comunità Europea, ma io non capisco come mai la Comunità Europea, che ci chiede enormi sacrifici economici, in questo caso proprio operativi, non ha fatto nulla in questi 2 anni e mezzo per risolvere il problema dei Marò. Ora noi abbiamo il ministro degli esteri europeo, che è italiano, vedendo come si è comportata fino ad oggi per i Marò, secondo me le cose peggioreranno, però voglio
voglio dare fiducia ad una nostra compatriota e dire che magari utilizzerà questo potere per riportare a casa Emalò. Sarebbe scontato in un altro paese, purtroppo in Italia non lo è. E poi voglio chiudere dicendo che questa sala piena di giovani, perché questo è anche l'altro dato secondo me importante, i miei coetanei, anche se le elezioni e la campagna elettorale mi hanno portato a sembrare più grande di quello che sono, però detto ciò rimango giovane. È da noi che deve ripartire il senso assopito di patria. Io credo che il senso di patria ci sia ancora. A Grottaferrata abbiamo partecipato come autorità ad un evento, la rimembranza, che appunto ricordava le vittime della Grande Guerra. In quell'evento noi abbiamo visto gente adulta, persone anziane, bambini, piangere, addirittura commuoversi nel ricordare quelli che erano i caduti della Grande Guerra. Quindi quando io vedo queste immagini mi viene in mente e mi viene la speranza che il senso di patria non sia ancora assopito. Però dobbiamo fare una bella opera di sensibilizzazione. La parte politica ce la deve mettere tutta, fino ad oggi non ha fatto nulla per questo, perché è proprio parte di un'autorità politica, di una persona che riceve il voto elettorale per rappresentare un comune, una regione e a livelli più alti lo Stato nazionale, il compito, il dovere morale di mettere l'attenzione sul discorso del patriottismo, sulla rinascita di un patriottismo positivo. E poi la collettività civile, la società civile che si deve organizzare con convegni, e questo è un esempio di questo. Quindi, detto ciò, io mi taccio perché voglio ascoltare l'ultima parte della relazione e vi ringrazio ancora per avermi invitato. Grazie mille.